Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Continuano indefessamente le proteste in Francia, proteste che, come abbiamo già ripetutamente sottolineato, sono proteste delle banlieue, dei ceti disagiati della globalizzazione neoliberale contro l'ordine ogni giorno più iniquo della globalizzazione stessa. Ebbene, è tornato a farsi sentire anche il presidente gallico Emmanuel Macron, prodotto in vitro dell'élite Rothschild, uomo dell'alta finanza che amministra lo Stato francese per conto del capitale finanziario. È tornato a farsi sentire e in un suo discorso pubblico ha messo in guardia rispetto ai social, proprio così. Ha detto che larga parte delle responsabilità di queste proteste e delle violenze che si portano appresso sono connesse alle reti social. In sostanza, i social veicolano immagini, veicolano le proteste, permettono l'organizzazione digitale delle proteste e quindi sono, secondo Macron, ampiamente responsabili di questa violenza. Ora, non è difficile capire come da queste parole segua che in qualche misura diventi possibile, è un'ipotesi, una limitazione dei social. Chissà, dobbiamo essere sempre vigili e mantenere uno spirito attentamente critico, senza lasciarci sfuggire il senso sotto il velame dei versi strani, per dirla con il poeta, il senso delle parole, in questo caso impiegate da Emmanuel Macron, che puntando il dito contro le reti social lascia intendere che all'occorrenza, per ragioni di sicurezza pubblica, chissà, potrebbero anche subire delle limitazioni. Non ce ne stupiremmo, invero, da che ormai abbiamo compreso la lezione, il fabula docet di questi anni di emergenza, è quello per cui con le emergenze l'inaccettabile diventa inevitabile e quindi, grazie al regime discorsivo dell'emergenza, il potere può imporre di volta in volta misure molto stringenti che in una condizione di normalità mai verrebbero accettate e che invece con l'emergenza divengono legittime, vengono percepite anzi come necessarie. Quindi, ipotesi, sottolineo 10 volte ipotesi, non ci stupiremmo davvero se in un futuro più o meno prossimo il potere, non solo in Francia, dovesse limitare i social proprio per fronteggiare le emergenze, utilizzando una volta di più l'emergenza come dispositivo governamentale per mettere a punto tutta una serie di conquiste per l'ordine dominante. Ripeto, queste sono ipotesi, tuttavia le parole di Macron credo si possano leggere anche in questa prospettiva interpretativa, fermo restando che si tratta, ripeto, di ipotesi ermeneutiche e non di certezze indubitabili.